Allungare i muscoli è un'azione naturale. Sono certo che anche tu, tutte le mattine, ti alzi dal letto e allunghi le braccia in avanti o sopra la testa, nel tentativo di allungare la schiena e ripristinare la tua postura. Ma c'è una cosa fondamentale che devi sapere. Affinché lo stretching sia benefico e per ottenere un risultato concreto, è importante eseguirlo nei modi e nei tempi giusti. Altrimenti rischia di diventare un'attività dannosa. Ecco perché in questo video cercherò di far chiarezza su alcune questioni importanti, spiegandoti cos'è lo stretching, qual è il momento migliore per eseguirlo e quali benefici può donarti. Ciao, sono Fabio e sono personal trainer. Lavoro e vivo a Catania. Alleno uomini e donne che vogliono tornare in forma e hanno poco tempo disponibile, incontrandoli due volte alla settimana per un'ora. Lo stretching è l'attività di allungamento muscolare. Ne esistono diversi tipi. Stretching statico, stretching dinamico, stretching balistico, PNF e numerosi altri. Ma nel video di oggi mi soffermerò su una tipologia di stretching facile da eseguire anche se non hai sempre un personal trainer al tuo fianco. Ed è lo stretching statico. Lo stretching statico consiste nel raggiungere una posizione che consenta l'allungamento muscolare e di mantenerla per 15 secondi nel caso di bambini, per 30 secondi per gli adulti e fino a un minuto per gli anziani. Se desideri alcuni esempi per l'esecuzione dello stretching statico, puoi cercare numerosi video nel mio canale YouTube, Fabio Chipinti Personal Trainer. Sai perché è importante eseguire lo stretching in modo regolare? Perché può portare preziosi benefici al nostro corpo. Per esempio, se eseguito subito dopo un allenamento ad alta intensità, può prevenire le contratture. Eseguire lo stretching in modo regolare mantiene e migliora la mobilità articolare, favorisce l'elasticità muscolare, migliora la capacità di movimento durante gli allenamenti o durante la prestazione sportiva, favorisce la circolazione sanguigna e può ridurre la pressione arteriosa e riduce lo stress fisico. Qual è il momento migliore per eseguire lo stretching? Sono due i momenti che suggerisco. Subito dopo l'allenamento o la prestazione sportiva, dedicando almeno 20 o 30 minuti. Se non hai questo tempo a disposizione, è meglio non eseguirlo. Oppure il momento migliore è decisamente dedicare un allenamento in formula esclusiva. Le ragioni che spiegano qual è il momento migliore per eseguire lo stretching le ho approfondite in un altro video. Metto il link nei commenti. Ti suggerisco di vederlo perché ci sono dei momenti in cui è meglio evitare di eseguire lo stretching perché può diventare dannoso e può ridurre la prestazione sportiva. Se vivi o lavori a Catania e vuoi tornare in forma, contattami e prenota un incontro conoscitivo gratuito e senza impegno alcuno. Ciao e al prossimo video!